Al centro del convegno organizzato da Confcommercio a Pescara, le sfide, le prospettive del turismo in Abruzzo, il ruolo dell'enogastronomia nelle scelte del turista, le strategie di sviluppo turistico e soprattutto il futuro del turismo balneare con la direttiva Bolkestein che mette in discussione le concessioni di chi per decenni ha investito nel settore. Bisogna andare in Europa e far valere le ragioni dell'Italia, ha affermato il senatore Gasparri, collegatosi da remoto. Quello che dice il senatore Gasparri è un idem sentire di tutto il governo, in primis di Giorgia Meloni, che da sempre ha fatto battaglie in maniera evidenti e chiare a favore delle imprese balneari italiane. È un processo complicato, ovviamente, che passa tramite la mappatura che ormai è quasi stata tutta codificata. Le risultanze sono positive e adesso bisogna capire, anche alla luce della sentenza che spero esca da parte della Cassazione verso la fine di novembre, che ci potrà dare un ulteriore appiglio e motivazione utile per far capire all'Europa che la peculiarità italiana è una peculiarità molto chiara. Dunque il 67% delle coste italiane è libero e la mappatura permetterebbe di far cadere la sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile e quindi l'applicazione della direttiva europea. La regione adesso sta facendo da capofila con le altre regioni per definire una volta per tutte un percorso che inizi una vera riforma del demanio turistico ricreativo sulle aree pubbliche demaniali. Noi occupiamo semplicemente il 33% delle coste italiane, quindi non c'è scarsità della risorsa, attendiamo che entro fine anno ci sia una legge. Il turismo in Abruzzo è senza alcun dubbio una delle locomotive dell'economia regionale. Sono convinto, ma lo dico onestamente, non per difesa di parte, che l'Abruzzo abbia fatto veramente oltre quello che poteva in questi 5 anni. Chiaramente tutto il gap con altre regioni non è stato colmato, ma molto è stato avviato. Pensiamo ai grandi eventi sportivi, alle infrastrutture, porti, aeroporti, viabilità interne, alla promozione del marchio. Durante il convegno, conclusosi con una tavola rotonda, si è parlato anche delle nuove sfide della ricettività alberghiera. Da un lato bisogna continuare a investire per migliorare la qualità, e migliorare la qualità per attrarre un pubblico più alto spendente, non solo italiano ma anche straniero, che possa nel complesso portare più ricchezza sul territorio.